90.000, ecco qui, 90.000. Grazie. Sveva. Avete visto come fa perdere la testa alle donne? Che piacere essere qui. Anche per me. Grazie, ma basta, grazie, che pubblico meraviglioso. Grazie, grazie. Prego, è la terza volta che vieni a Porta a Porta. Sì. Erano più di 10 anni che mancavi, sai? Sì. E in questi 10 anni hai continuato a fare, oltre a far perdere la testa alle donne, che altro hai combinato? Vedi, la magia è un'arte antica che fa parte di noi stessi. Basta pensare che il gioco che tu hai visto qualche secondo fa risale, e tu non ci crederai, a 4.500 anni fa, cioè 2.500 anni prima di Cristo, Cheope, famosissimo, lo sai, no? Faccio questa roba Faraone, qui. Faraone, questa roba qua. Faraone Cheope usava invitare alla sua corte un prestigiatore, un certo Tetetà di Tetetù di Tetù Senarefu. E questo prestigiatore prendeva due oche, una bianca e una nera, e tagliava la testa a un'oca bianca e all'oca nera. E poi faceva starnazzare via l'oca bianca con la testa nera e l'oca nera con la testa bianca. Quindi penso un pochino quanti anni sono trascorsi. Io oggi, nel mio spettacolo, La Grande Magia, che sto portando in giro per l'Italia, cerco di fare la stessa cosa. Quindi io mi sono ispirato dai libri antichi a tutto ciò che è chiaramente allora, la vera magia. Silvanna, la magia della vita, la mia storia, questo libro anche con delle belle illustrazioni. Ma tu hai cominciato a 7 anni? Sì, ho cominciato a 7 anni. Questa è una carrellata, se vogliamo, una zoomata. Direi che quasi è una pellicola che sorrotolo continuamente nella mia mente per cercare di fissare in alcuni fotogrammi degli episodi straordinari che riguardano la mia vita. Io ho iniziato che avevo 7 anni. Mi trovavo a Crespano del Grappa. Papà ci portava tutti all'estate a trascorrere le vacanze in questa meravigliosa cittadina, Crespano del Grappa. Un giorno mi portò in una specie di ristorante, trattoria, dove veniva messo in palio un maialino vivo, a chi ovviamente guadagnava attraverso il biglietto di questa lotteria il maialino per portarselo a casa.
non l'avrei mai mangiato certamente. E ad un certo punto, sulla pedanina al centro di questa rosticceria, diciamo, di paese, ci fu un prestigiatore, apparve un prestigiatore in marsina, non molto alto, abbastanza robusto di corporatura, e ad un certo punto fece uscire da un cilindro di metallo completamente vuoto, dei foulard, dei fiori. Poi a un certo punto disse: ecco, tu ragazzino, vieni qua per cortesia. Io salii in questa pedanina e mi mise accanto e mi disse: sta bene attento, apri le mani a secchiello, così, bene. Ora io conto delle monete, una alla volta, posandole su questo vassoio argentato, è un vassoio nichelato, e contò le monete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bene, vuoi aprire le mani per cortesia? E versò dal vassoio queste 10 monete. E poi mi disse: sta ben attento, io ne prendo 3, una e la misi in tasca, 2 e la terza. Ora io cercherò di far passare invisibilmente o visibilmente, come preferisci te, le 3 monete nel tuo pugno chiuso. Io lo guardai sbigottito e dissi: invisibilmente, perché mi sembrava invisibilmente che fosse una cosa impossibile. E lui prese la monetina, invisibilmente mi disse: questa è la prima, tu ne hai quante in mano? 7, in veneziano risposi, no? 7, che ne ho, la straghetta. Allora, 7, 8, ne prese un'altra, 9 e 10. Le hai sentite entrare? Io risposi: no, non le ho sentite entrare. Allora lui si avvicinò a me, si chinò con il capo e mi suggerì: di sì. Questo per suscitare l'ilarità del pubblico. Io dissi: sì, le ho sentite entrare, bravo, bravo, bravo. E il pubblico, un applauso straordinario. Già in quel preciso istante io mi sentivo volare. Era qualcosa di incredibilmente affascinante per me, ragazzino. Riceve il primo applauso della mia vita, ma non finisce qui. Allora mi dice: vuoi contare per cortesia le monete? Dobbiamo accertarci che siano non più 7, ma 10. E io cominciai a contare, lui teneva il vassoio così e contai: 1, 2, 3, 4, 5. Già intravedevo nel palmo della mano le monete che erano aumentate. Il cuore cominciava a battere forte, forte, forte. Dissi: 7, 8, 9, 10. Rimasi sbigottito in quel momento, un altro fragoroso applauso. E probabilmente in me entrò quel bacillus magico che non mi ha più lasciato. Volevo diventare un mago. Questa era la mia professione. E ci sei riuscito. Allora, poi pensate che io poi a Venezia, nella mia bella Venezia, frequentavo le bancarelle in Strada Nuova di libri usati e chiaramente mi rivolgevo al venditore e chiedevo: Gauminga libri di magia in veneziano, no? Amica dei libri di magia. E questo signore mi rifilava dei libri di teosofia, occultismo, magia nera, addirittura di metempsicosi, reincarnazione dell'anima, libri che non erano ovviamente adatti alla mia età. Però io, tornando a casa, mi rinchiudevo dentro la mia stanzetta e cominciavo a leggere, cominciavo a fare degli esperimenti, tanto che mio padre, a un certo momento, vedendo che questo ragazzino si chiudeva dentro la sua stanzetta, pensò che qualche cosa fosse non funzionava e mi portò, pensa, all'ospedale dei matti, cioè a San Servolo. C'è un'isola di San Servolo a Venezia, c'era il professor Cappelletti. Lui mi portò dal professore, che era amico suo, e gli disse: professore, mio figlio fa delle cose strane, si chiude nella cameretta, accende del fuoco, fa delle vampate, gli dicendo. Il professore gli disse: guardi, questa è un'arte antica, non abbia timore, commendator Savoldello, così ovviamente si chiamava mio padre, vedrà che questo signore che abbiamo davanti a noi, questo piccolo maghetto, diventerà un giorno forse un mago importante. E là ho cominciato poi ad acquistare altri libri. Adesso ho una libreria di 3.500 libri in 5 lingue che riguardano l'arte magica,
e continuo a studiare. Intanto vediamo, posso mandare un filmato? Intanto? Sì, quello che vuoi, io sono qui, del 66, Scala Reale, te la ricordi? Con le carte, tutte le carte, vediamo. Mi ricordo di Romolo Siena. Quali sono gli spettacoli che ti hanno dato più soddisfazione? Come dici, scusa? Gli spettacoli che ti hanno dato maggiore soddisfazione? Ma probabilmente il primo spettacolo, quando mi esibì all'Olympia a Parigi per uno spettacolo dove la vedete era Edith Piaf. Ero ancora un ragazzino e quindi per me fu il mio primo debutto. Quindi tu sai, lasciare il liceo, lasciare i miei amici, andare a Parigi. Poi feci anche per 3 volte consecutive il Moulin Rouge, l'Alhambra Maurice Chevalier, il Bobineau, l'ABC con Juliette Gréco. Ma che numeri, eri un ragazzino, eri? 19 anni. E che numeri facevi? Facevo dei numeri di mentalismo, cioè indovinavo il pensiero delle persone che chiaramente sollecitavo in palcoscenico. Poi facevo una manipolazione con delle sigarette, 16 sigarette accese. Adesso non si possono fare qui in studio, altrimenti l'avrei fatta. Cioè io entravo dentro fumando una sigaretta, facevo sparire le sigarette e poi la buttavo per terra, la schiacciavo con la suola delle scarpe, poi ancora un'altra sigaretta, fumavo, ancora un'altra sigaretta, 16 sigarette. Ed era un numero straordinario con la musica Limelight di Charlie Chaplin. Il ritratto di Silvan, tracciato da Valeria D'Onofrio. A seguire quelle dita che fluttuano nell'aria rimani incantato e non importa né quanti anni hai né se hai una naturale resistenza all'impossibile. È proprio con gli scettici che la magia diventa magica, quando con quella perfetta danza nel vuoto l'inchioda all'illusione senza alcuna pretesa di verità. Silvan lo ripete da sempre, questo non è un effetto paranormale ma un gioco di prestigio, quindi, come recita l'antica formula, il trucco c'è ma non si vede, perché è quello il segreto che rapisce. Aldo Savoldello se ne accorse da bambino, aveva appena 7 anni e la bocca ancora spalancata per lo stupore quando decise che avrebbe illuso il mondo con la sola imposizione delle mani. Da quel giorno la sua stanza cominciò a riempirsi di strani libri e lui a praticare curiosi esercizi, tanto che il padre lo portò dritto dallo psichiatra giusto per togliersi qualche dubbio. Un bambino normale, lo tranquillizzò il luminare, che più che a Superman si ispirava a Mandrake. Certo, maestro. Questione di modelli e quindi di prospettive. Le sue erano fantastiche, ma avevano bisogno di raffinatezza estrema, perché la magia è figlia della perfezione. L'illusione deve annullare la percezione, la deve sospendere nel vuoto e per farlo ha bisogno di esercizio. Ore e ore, dunque, a far danzare quelle dita nell'aria, a perfezionare anche un solo nuovo gioco. Ore, dedicate immaginariamente allo spettatore più restio perché alla fine, vinto, rinunciasse definitivamente a capire ciò che è per lasciarsi trasportare da ciò che non è. E nessuno, in questi anni, in ogni angolo del globo, ha saputo resistere alla sua magia. Dinanzi a quelle mani che elegantemente fluttuano nell'aria, hanno sgranato i loro occhi increduli personaggi dal granitico senso della realtà come Reagan, Pertini, la Thatcher, De Gaulle, Mitterrand, tutti indistintamente indifesi. Ho sempre pensato che un giorno sarei diventato un grande mago, ammette Silvan. E mentre lo dice, tu osservi attentamente quel suo enigmatico sorriso. Eppure il trucco c'è, ripeti ancora una volta a te stesso, ma per fortuna non lo vedi.
Grazie. Grazie, grazie, grazie. Allora, sai che io non amo rivedere le mie modestissime esibizioni, però quando le rivedo, come in questo momento, mi procurano un enorme piacere, perché sono trascorsi tantissimi anni e tanti ne trascorreranno ancora con le mie magie che proporrò sempre, naturalmente, al pubblico che mi vorrà seguire. Dove vai con lo spettacolo in Italia? Sono tornato l'altro giorno da Rimini, abbiamo fatto uno spettacolo per 1800 persone. Facciamo spettacoli ovunque, teatro, piazza, all'aperto. Io ho un gruppo di 8 persone. C'è mio figlio, Stefano, che è il regista dello spettacolo, che non vuole salire in palcoscenico, ma è il regista dello spettacolo. E poi 8 ragazze che collaborano con me, che ovviamente cercano di... Tuo figlio ha mai pensato di fare il tuo stesso lavoro? Vedi, mio figlio è un ragazzo intelligente, l'hai visto prima che ha portato il tavolino. È un ragazzo intelligente, acuto, fin troppo intelligente direi, c'è una figura straordinaria, sembra un modello, è alto 1,91 m. Però vedi, salire in palcoscenico non è semplice, vale a dire che lui conosce tutti i miei giochi, conosce tutti i meccanismi necessari per creare delle grandi illusioni, la gabula attraverso la quale si compie il prodigio, ma salire in palcoscenico non è semplice e difatti lui rifiuta sempre e ha sempre rifiutato di salire in palcoscenico. Certo, sarei stato felicissimo se lo avesse fatto, però d'altronde è sempre così. Che dobbiamo aspettare? I figli? Dobbiamo aspettarci da quella sedia, è scomparsa adesso la sedia. C'era una sedia, quella della, è della signora era scomparsa. Ma vedi la magia, e voglio dire una cosa, per esempio la gente, il pubblico come quello di questa sera, che assiste all'esibizione di un mago, deve sapere che ci sono stati grandissimi personaggi, Bruno, che hanno frequentato la prestidigitazione. Per esempio Gilberto Govi, non l'attore. L'omonimo, si chiama Gilberto Govi. È il più grande esperto di Leonardo da Vinci in Italia e lui ha sostenuto che nelle ricreazioni scientifiche del Cinquecento di Fra Luca Pacioli addirittura sono state compilate delle pagine con delle esperienze di mentalismo niente meno che da Leonardo da Vinci. Ci sono stati grandissimi personaggi, un re, Numa Pompilio, era un prestigiatore, Pitagora era un prestigiatore, altri personaggi. Ma la storia... si dilettavano o con la tua abilità? No, certamente si dilettavano, alcune volte si esibivano, ma nutrivano la passione per l'arte della prestidigitazione. L'arte ha molte, secondo me, ha molte forme di espressione. E la magia è una di queste, la magia è intesa come prestidigitazione, non la magia occulta, la magia dei chiromanti, la magia naturalmente che serve soltanto per incutere soggezione o timore, come nei tempi pagani antichi. La magia è un hobby dilettevole, poi se qualcuno ha la fortuna di salire in palcoscenico e davvero un modesto successo, continua, è una carriera come tante altre e va allenato ovviamente. Che cosa sono questi attrezzi? Beh, io vorrei presentare, visto che abbiamo un pubblico straordinario, vorrei presentare un esperimento. Sta ben attento, non ci siamo messi d'accordo, Bruno non sa assolutamente quello che accadrà fra qualche istante. State attenti. Allora, io mi alzo un attimino, vorrei pregarti gentilmente di alzarti, te. Grazie, non ti faccio assolutamente sparire. Vuoi accomodarti? Ho preso un'idea. Allora, vieni qua. Non c'è, ce n'è uno solo. Sai quanta gente dice, fallo sparire. No, che... Eccomi qua. Allora, guarda, per cortesia, tu dovresti venire qui a sinistra, grazie. Facciamo come se fossimo in scena. Allora. E adesso chiederei, solleciterei, così... accanto a me un'altra persona, una persona chiaramente con la quale non mi sono messo d'accordo. Lei, gentile signora, ti piacerebbe alzarsi? Facciamo un bel applauso alla signora. Grazie. Venga qui. Vuole sedersi qua per cortesia? Grazie. E Bruno per cortesia? Ecco qua. Siediti qua. Ah, che bello, è rilassante. Chissà, pubblico meraviglioso, siamo in diretta, quindi state molto attenti. Devo dire che ogni anno al World for Astoria di New York vengono battuti degli oggetti che appartennero ai grandi maghi del passato. Ebbene, ultimamente io mi sono aggiudicato 2 lavagne spiritiche che appartennero niente meno che al celeberrimo mago Houdini.
Udinì, israelita ungherese, naturalizzato americano. Nel corso della sua carriera, evase da celle enormi, si smanettava da mille manette che gli venivano imposte dalla polizia di Stato. Udinì era veramente una personalità straordinaria. Verso la fine della sua carriera addirittura condusse una campagna, una crociata direi, per smascherare i medium fraudolenti in America. E lui ovviamente smascherò famosissimi medium come la famosa Margery, utilizzando delle lavagne spiritiche. State attenti. Prima di iniziare la seance medianica, la seduta medianica, Udinì, scusami le spalle, beveva sempre mezzo bicchiere di latte. State attenti. Faceva sempre così e io l'ho imitato. State attenti. Signori, abbiamo le lavagne di Udinì. Vedete? Il tessuto che avvolge le lavagne è ancora sporco, se vogliamo. Sono trascorsi molti anni, dal 1925 ad oggi. Attenzione. Ora, le lavagne? Soltanto toccandole, io sono emozionato, pensando che Udinì stesso le utilizzava nel corso delle sue serate. State attenti. Due lavagne, scevre di qualsiasi trucco, alle quali lavagne io vorrei gentilmente far apporre la signora, prego, vuole apporre la firma qui, grazie, un segno, grazie, e anche a te Bruno, la firma qui sopra, grazie. Questo per non dare adito a nessuno di voi di pensare che le lavagne durante l'esperimento vengano manomesse, vengono cambiate con altre. State attenti. Un elastico. E al centro delle due lavagne mettiamo gesso. Attenzione. Gesso. Guardi, è truccato il gesso? È un gesso normale? È un gesso normale, non può essere truccato assolutamente, è vero? Benissimo. Mettiamo al centro delle lavagne, attenzione. Qui c'è scritta la tua firma, qui c'è scritta la sua, va bene? Non possono assolutamente essere truccate, giusto? Attenzione. Il gesso, ancora, al centro. Ed ora l'elastico. Bruno, prego, tieni in mano queste due lavagne, le puoi posare anche qui. State attenti. Io ora presento un elenco telefonico. L'elenco telefonico consta di 1326 pagine. Ora signora stia attenta, ci sono tutte le categorie merceologiche del Lazio. Ci saranno 3 milioni di numeri telefonici. Signora prenda l'elenco. Infili la mano dove vuole lei, all'interno dell'elenco, dove vuole lei. Bene, ha fatto? Perfetto, ora strappi una pagina che io non posso assolutamente conoscere. Prego, strappi una pagina, strappi pure dove ha messo la mano. Dove vuole lei? Dove vuole lei, signora? Se preferisce quella dove ha messo la mano, altrimenti un'altra pagina, strappi dove vuole lei. Benissimo, mi consegni l'elenco. Grazie infinite. Molto elegantemente lo mettiamo qui. Bene, signora, per cortesia, vuole spezzare in due la pagina. Così, così, come vuole lei. Grazie, attenzione, state attenti. Le sovrapponga. Ancora, strappi a metà. Grazie. Ancora, sovrapponga, strappi a metà. Bene. Ancora, sovrapponga, strappi a metà. Bene, strappi ancora a metà. Perfetto, mi dia i foglietti di carta, benissimo. La signora ha scelto che cosa? Ha scelto ovviamente 30-40 frammenti di carta estrapolati da un elenco telefonico. Ora signora, per cortesia, apre le manine, così. Prendiamo il primo frammento, ne formiamo una pallottolina. Secondo frammento, un'altra pallottolina.
E abbiamo ancora altre pallottoline e altri frammenti, ma ne bastano anche soltanto due, va bene? Da, così, piano. Frammenti. Signora, agiti un momentino il pugno, con la mano, così, grazie. Ne scelga uno, uno soltanto. Perfetto, mi dia l'altro. No, no, non voglio toccare il frammento, state attenti. Siamo in diretta, attenzione. Vuole aprire per cortesia questo frammento? Scelga un numero di telefono, quello che vuole lei. Da una parte o dall'altra, dove vuole lei, scelga un numero telefonico. Ha scelto? Ci vede? Non ci vede? Posso avere per cortesia Sveva? Succede? Ecco, non ci vede. Prego, signora. Scelga un numero telefonico. La prego. Questo dimostra la genuinità di quello che sto facendo. Non sapevo che la signora doveva portare gli occhiali. Ha visto? Vuol dire il numero per cortesia? 65 22 47 5. Rilegga nuovamente per cortesia. Allora, rilegga. 652. Si sposta il 65. 64 65. Non ci vede? Oh Madonna, allora, scusi, scusi, venga. Ho gli occhiali, ha gli occhiali? Qui? Faccela? Succede. Allora, 06, lei, grazie, scusate, è come se fossimo in teatro, attenzione, prego signora. 65. Allora, 65, 06. 06. 65. 22. 22. 47. 47. 5, ok, vuoi ripeterlo? Certo. 06 65 22 47 5. Ah, mamma mia. Grazie. Perfetto, stia attenta signora, tenga questo. State attenti. Avrebbe benissimo potuto scegliere un altro numero, ce ne sono 15-20 da una parte, 15-20 dall'altra parte. State attenti. Bruno, metti le lavagne qui, per cortesia, metti le manine qui sopra. Piano, fermo, fermo, state attenti. Ora cerchiamo di evocare l'entità di Houdini. State attenti. Houdini, Houdini, please, aiudea. Houdini, aiudea, Houdini. Houdini, ci sei? Ci sei, Houdini? Houdini è presente. Houdini è presente. Bruno, senti scrivere? Sì. Sì? Senti scrivere col gesso? Sì, sì. Scrive ancora? Sì. Thank you, Houdini, for coming. Thank you. Senti scrivere? Sì. Il gesso si sta muovendo? Sì, sì. Dimmi quando smette, per cortesia. Scrive ancora? Ancora. Dimmi quando smette. Ha smesso. Ha smesso? Sto sudando. Thank you, Houdini, for coming. Thank you very, very much indeed. Elastico. Signori, che lo crediate o no, c'è il gesso qui. Abbiamo 06 652 24 75. Alt, grazie, alt. Attenzione, questa è una serata particolare, è una serata meravigliosa. Probabilmente in onore di Bruno Vespa, perché per la prima volta non soltanto il numero, il telefono, qui c'è il gesso, ma signori, che lo crediate o no, c'è addirittura la firma di Houdini! Grazie. Grazie. Fantastica esperienza. Vado.
Grazie infinite. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie davvero. Grazie. Torniamo intanto con Arrivederci il Silvan di qualche anno fa. Grazie, grazie, grazie. Buonasera con Silvan 1977. Grazie. Il 77 era il primo anno con la televisione a colori, sì, tra l'altro. Sì. La tecnica si è molto affinata in questi 40 anni o alcune cose sono rimaste? Ma ti dirò che la tecnica della prestidigitazione rimane esattamente come era 50 anni fa. Quello che è cambiato è di proporre al pubblico dei giochi di prestigio, delle grandi illusioni che sono frutto di post-production. Cioè, vale a dire, ci sono dei filmati ritoccati. Oggi, devo dirlo, perché io sono una persona onesta, credo di esserlo, oggi per esempio assistiamo su YouTube di alcuni maghi che addirittura camminano sull'acqua. Solo Gesù camminava sull'acqua. Perché? Perché ovviamente è un bluff. Basta vendere un certo tipo di prodotto, il prodotto ovviamente viene diffuso in tutto il mondo e oggi noi pensiamo che il prestigiatore faccia realmente creare quelle illusioni. Non è vero, assolutamente. Quello che si fa in televisione deve essere riproducibile anche in teatro. Solo a quel punto il prestigiatore può essere ovviamente definito un bravo prestigiatore. Senti, è vero che il nome te l'ha dato di fatto Silvana Pampanini? Sì. Dicendo questo nome ti porterà fortuna, il mio nome, sì. Silvana, Silvan. Sì, sì, proprio vero. E fu moltissimi anni fa, durante una trasmissione televisiva intitolata Primo Applauso, una specie di talent show di oggi, se vogliamo. E non sapevano come chiamarmi. A presentarmi c'era Enzo Tortora e Silvana Pampanini, la statuaria bellissima Silvana Pampanini. Ad un certo punto Tortora disse, signori, abbiamo ve lo dirà lui stesso come si chiama. È un prestigiatore. Io uscii e dissi, mi chiamo Sagibu. Ed era un nome esoterico perché era un intreccio del mio vero nome, Savoldello, Ghigi, il primo prestigiatore, uno dei primi prestigiatori che vidi nella mia Venezia, professor Otello Ghigi, un ipnotizzatore bravissimo, dotato di grande carisma, e poi Bustelli. Bustelli negli anni 50 era il mago per eccellenza in Italia, aveva una grande rivista magica che portava in tutti i teatri. E quindi unì Savoldello, Sa, Ghi, Bu, mi chiamavo Sagibu. Allora Silvana venne vicino e disse, beh, Sagibu è un nome troppo tenebroso per te, tu sei un ragazzo molto giovane, perché non adotti il mio cognome, il mio nome proprio? Hai portato fortuna a molte persone, anziché chiamarti, ovviamente, Silvana, togliamo la A e da oggi in poi io ti battezzo, diventerai Silvana. E da allora mi portò veramente fortuna perché girando il mondo mi accorsi che la dizione esatta, cioè sia in inglese, in francese, in tutte le lingue del mondo, Silvan, Silvan, Silvon, Silvon, sì, sì, signora, signora, abbiamo Silvan, è stato tutto. Ti sei esibito davanti a Reagan, eh?
Ti sei, mi hanno detto che ti sei esibito davanti a Reagan, davanti alla regina Elisabetta. Ho avuto questa fortuna, questo è un grande privilegio che non posso dimenticare, ecco perché nel mio libro racconto esattamente questi incontri. E sembra di veramente di srotolare un film della mia memoria, perché racconto tutte queste vicissitudini, racconto di questi incontri, racconto di quando ero ragazzo e addirittura non c'era nessuno in sala mentre noi allestivamo lo spettacolo, la sala era completamente vuota, racconto anche questo. E racconto i grandi, modesti successi ottenuti a Las Vegas, a Tokyo, ovunque nel mondo. Vediamoli ancora in televisione, in Serata Magica, 1988, con Anna Falchi. Ah, bello, sì, vedi, con Zavattini. Ero autore con Zavattini. Molto, molto, molto divertente. Grazie. Ecco, in diretta naturalmente quello che avete visto, sono particolarmente fiero perché si trattava di una grande mia invenzione, una grande illusione, tripla metamorfosi. E che ti devo dire? Tu fai dei giochi di prestigio qualche volta? Con i politici qualche volta. Ah, con i politici. Esattamente, vorrei avere qualche la tua abilità per... Però sono più bravi loro, mescolano le carte meglio loro, sai? Ah sì? Eh? Sì, esattamente. Io devo cercare di manipolare la mente. Io devo cercare di capire dove sta il trucco, quindi sì, non è facile. Sì. Tu sei venuto due volte a Porta a Porta. Sono venuto due volte, nel 2001 e nel 2004. Sì. Rivediamoti. Addirittura, grazie. Io ho delle banconote da 500.000 lire. State attenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Basta soltanto pronunziare simsalabim e voilà. E abbiamo ovviamente l'euro. Dammi un asso, attenzione, 1, prego, 2, 3 e 1 a 4, sono collocati al centro. Perfetto. È chiaro? Sì. Sta ben attento, solo per te questo, con una mano sola, lo vedi? Attenzione, sono al centro del mazzo, attento. Con una mano sola, con una mano sola sto cercando di vedere... Ma come diavolo fai? E prima di salutarci non facciamo niente con le carte? Sì, con piacere, certo. Così proprio rientriamo nella tradizione. Beh, visto che c'è un pubblico straordinario, io starei qui fino a domani mattina. Allora, io ho preparato qualche cosa che ovviamente esula da tutto quello che è ovviamente il gioco di prestigio, perché si tratta di manipolare la mente di una persona. In questo caso è un fenomeno di percezione extrasensoriale. Che cos'è la percezione extrasensoriale? Non è altro che un fenomeno paranormale concernente il verificarsi di un evento futuro. Allora, io ho scritto una mia premonizione, sta ben attento, chiaro?
All'interno io ho scritto qualche cosa che dovrebbe avverarsi nel corso di questa bella serata, giusto? E abbiamo la premonizione che rimane qui, anzi, dalla parte tua. Benissimo. Ora sta ben attento. Abbiamo una boccia. Dentro la boccia ci sono 52 dischetti di legno, sono le famose pallottole per giocare a tombola, si chiamano pallottole. Ora, questo perché? Perché se dovessi dire a te, dimmi un numero, tu potresti dirmi 24, 36, 42, ma qualcuno potrebbe ovviamente avanzare l'ipotesi, innescare l'ipotesi che mi sia valso di un complice. Magari mi sono messo d'accordo con Vespa, prima ancora dello spettacolo, per evitare appunto di far pensare questo al pubblico che ci sta osservando a casa. Io chiederei, attenzione, a Bruno, tanto c'ho un mazzo di carte qui, eccolo qua, c'ho un mazzo di carte, eccolo qua, 52 carte, cuori, fiori, picche, quadri, mazzo di carte quasi intonso perché poi lo apriamo. Attenzione, tu per cortesia dovresti scegliere un numero, prego. Guardarlo, dimmi che numero hai scelto. Lo devo dire? Sì, prego. 27. 27, rimetti dentro il numero, grazie. Ora mescola per cortesia, grazie. Questo perché non voglio che nessuno di voi possa pensare che i numeri magari fossero, chissà, dentro la boccia tutti uguali. Che 24. 24, ancora dentro. Ora la terza, questo è quello buono, stai attento. Mescola bene, sono 52 numeri. Prego Bruno. 3. Numero 3. Vado? Sì, puoi tenerlo, è il numero 3, eh? Sì. Fidatevi, è la verità. 3. 3. Sta bene attento. Abbiamo il mazzo di carte. Hai detto il numero 3. Va bene? Ora sta bene attento. Mazzo di carte. Attenzione. 1. 2, 3, tieni la carta in mano. Questa? Tre. Tienila, sono la terza. Tienila, sì. Attenzione, mazzo sono 50, ovviamente, due carte, 52 carte completamente diverse una dall'altra. Hai scelto il numero 3? Potevi scegliere il 24, il 36, il 42, il 51. Tu con la tua manina hai scelto il 3. Chiaro? Non potevo saperlo. Se non per un effetto quasi, direi, di telepatia. Esattamente. Allora, vuoi girare la carta per cortesia? Che carta è? Falla vedere. È il 6 di quadri, giusto? Sta bene attento. Senti il silenzio? Lo si taglia veramente con il coltello, un silenzio incredibile, perché siamo in diretta. Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Stai attento. Vuoi prendere la busta? Lo tengo io il 6, la busta con soprascritto premonizione, fai vedere al pubblico, grazie. Vuoi aprire la busta? Non è sigillata, puoi aprirla. Guarda quello che io ho scritto questa mattina alle 8:15 quando mi sono svegliato e ho avuto questa premonizione. 52 carte. Cosa c'è scritto? La carta scelta sarà il 6 di quadri. Falla vedere. Silva, grazie. Leggete il suo libro, andate ai suoi spettacoli e divertitevi come ci siamo divertiti noi stasera. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Buonanotte a tutti. Buonanotte.